Abbiamo provato dei sapori di Toscana, sentiamo bene un tenue aroma di collina. Gli è barricato un botte cantigiana, condisce spirito, amicizia e la chianina. Strade tra i campi con il grano arrotolato, giungla d'aria fresca, varie cicatrici. Tra una vigna e l'altra quanto va vendemmiato, e ci si ferma a far merenda, che ne dici? E si è mangiato il cacio buono giù a Pienza. Le salsicce sono come l'oro nell'Aretino. Ci sono gli scogli a Calafuria e io del mare un faccio senza. TVL o stappa un morellino. Allora vieni a Firenze a casa mia, o in Versilia, dalle Apuane sino al mare. Le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare. Da Siena su cavalli imbizzarriti, a Scarperia dove il coltello è tanto amato, a Popiglio accanto al Maggio siamo finiti, i cantucci col vin santo fatti a Prato. La Toscana io non posso fare senza, e l'ho capito soltanto stando lontano. Posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto. E poi mi hanno detto, in dov'hai? A Pistoia, la bella città, con i suoi vivai! Benvenuti ad una nuova puntata di Ora Verde, la biodiversità per la sostenibilità del verde urbano. È questo l'argomento della puntata. Ne parlerà il nostro direttore Luigi Bardelli con i suoi ospiti. Bene, molto bene, buonasera. E parliamo di verde, parliamo di giardini, e quindi è una cosa bella. Sarà una puntata interessante che dovrebbe interessare un po' tutti, perché quando si parla di giardini, certo si parla di giardini pubblici, si parla dei parchi, ma si parla anche dei nostri giardini, in qualche modo ci interessano anche a noi. Come si inquadra questo discorso, Renato Ferretti? Perché ho capito che i mutamenti di cui si parla, di clima, di ambienti, di situazioni, impongono anche un'attenzione maggiore a quelli che sono le piante, i fiori di arredamento, in qualche modo, perché anche loro sono sottoposti allo stress degli eventi atmosferici, è così? È assolutamente così, per cui ci sono delle risposte che possono sembrare più semplici, nel senso che indubbiamente ci abitueremo sempre di più ad avere piante che sono caratteristiche di climi più caldi alle nostre latitudini. Già si è cominciato e si comincerà sempre di più. Ecco, ci abitueremo sempre di più e dovremo per forza abituarci sempre di più a convivere con specie ornamentali che necessitano di sempre minor fabbisogni idrici. Quindi, per esempio, nel campo dei prati dovremo abituarci sempre di più magari a non vedere il pratino all'inglese bello verde, ma magari a utilizzare macroterme, cioè piante che resistono alle alte temperature ma che hanno il difetto d'inverno di ingiallire, quindi di vedere il prato giallo. Quindi si va a peggiorare un po'? No, non si va a peggiorare, è un cambiamento, ci vorrà una certa abitudine, come sempre per rimanere nel campo dei prati bisognerà abituarsi a non averli sempre tagliati a 2 cm d'altezza o 3 cm d'altezza da terra, ma magari averli, fare i cosiddetti prati fioriti, fare tagli differenziati, che vuol dire che in una stanza grande come questa si tagliano delle fasce ogni, per esempio ogni 2 metri, e si lasciano fasce di 2 metri invece da tagliare, in modo che ci sia intanto una possibilità di accrescere la biodiversità, e poi in questo modo si riduce la necessità di
carburanti di qualsiasi tipo, compresa l'energia elettrica, per il taglio dell'erba, e si riduce anche il fabbisogno idrico, perché quanto più si tagliano i prati, quanto più c'è bisogno di irrigarli. Quindi è un cambiamento, secondo me ci sarà necessario un cambiamento di abitudini, di attenzione a quello che vediamo. Non è detto che sia né più brutto né più bello, perché per esempio, per secondo me, i prati fioriti con tagli differenziati sono molto più belli dei prati verdi tagliati sempre a 2 cm d'altezza, che sono utilissimi, necessari per il golf e per le attività sportive, ma per la ricreazione se ne può benissimo fare a meno. Bene, ora intanto... E se posso aggiungere un'altra cosa, perché la ritengo fondamentale, questo comporterà anche una necessità di sviluppo di un'attività vivaistica importante, perché c'è la necessità di mettere a disposizione queste specie di piante nuove, o comunque di migliorare le specie di piante che già ci sono, che hanno certe caratteristiche, e questo vorrà dire anche una possibilità di nuovo lavoro e di nuovo vantaggio competitivo per il vivaismo. Piante e fiori, certo. Si può parlare anche di fiori, visto che c'è Pescia presente, rappresentante di Crea di, com'è? Orticoltura e florovivaismo. Come? Orticoltura e florovivaismo. Perché vuol dire? Crea off, non è Crea viv. Prima era Crea viv e ora è Crea off. Sì, il nostro centro di ricerca si è molto ingrandito da quando ci hanno visti l'ultima volta. Adesso abbiamo 8 ricercatori di ruolo nel nostro centro e abbiamo aumentato le nostre competenze anche all'orticoltura, alla floricoltura di nuovo, insieme ai colleghi di Sanremo, alle piante aromatiche, piante officinali e ovviamente il vivaismo che rimane. Sarà mia, col merito vostro, se da un po' di tempo vediamo qui diciamo esponenti di Pescia più pimpanti, perché le cose non vanno male, è anche merito vostro? Insomma, noi un piccolo contributo lo diamo continuamente, perché tutti i nostri progetti di ricerca sono a stretto contatto con il mondo imprenditoriale che ci circonda. Purtroppo la floricoltura ha passato un brutto periodo. Ne venivano a piangere sempre. La floricoltura purtroppo a Pescia era un vanto di Pescia. Adesso sono poche le aziende che sono rimaste a fare floricoltura intensiva. Però sono vive. Però sì, quelle sono rimaste, quelle, c'è stata una selezione naturale. Poi il mercato resta però. Il mercato è ancora aperto. Si è trasformato un mercato da un mercato di fiori di produzione locale a un mercato di... è un centro di... arrivano piante da fuori, piante anche di Pescia, e vengono vendute piante in tutto il mondo, in Europa, in Italia, però la produzione di Pescia, diciamo, adesso è minoritaria. Perché un giorno me lo spiegherete, forse sarà la serata in cui ci accenna, perché quando venivano a piangere c'erano 2 concorrenti, gli olandesi, e lo potevo capire perché è un paese evoluto da sempre, ma c'era anche la concorrenza del terzo mondo, che era quello. Allora, e noi nel mezzo non ci si era attrezzati per nulla. Soprattutto le due regioni tradizionali della floricoltura italiana, Sanremo e Pescia, sono quelle che hanno sofferto di più questo cambiamento, perché per caratteristiche orografiche e aziendali, tradizionalmente la floricoltura di Pescia e di Sanremo era basata su piccole aziende. Cambiata l'economia con la mondializzazione, cambiate anche le tecnologie, le vecchie serie, le vecchie strutture che si adattavano bene ad aziende familiari oggi non sono più competitive. E quindi quando ti arrivano delle rose dall'Ecuador o dal Kenya a 50 centesimi è difficile competere con... Che poi non sono, noi parliamo di fiori del Kenya, non sono fiori del Kenya o fiori dell'Ecuador. Sono multinazionali, molte olandesi e israeliane, che producono là a prezzi, col prezzo di manodopera locale, con il clima locale. Si ragiona di queste cose che mi stimolano, perché noi non siamo l'approdo naturale, nel male in questo caso, dell'Africa, perché venga qua, e non si è sfruttata la capacità di essere ponte davvero di servizio e di lavoro con l'Africa. Uno solo c'era stato in Italia che aveva pensato a questo, era Enrico Mattei, che ha fatto che la ora qualcuno strumentalmente diceva un piano Mattei, che ha fatto la fine che ha fatto poi, infatti. D'altra parte così è vero.
Insieme c'è Paolo Bellocchi, che è pubblico Bellocchi. Pubblici Giardini Toscana. Sì, esatto. Tutti i giardini pubblici. Allora, intanto grazie dell'invito. No, Piccolissima breve presentazione. Siamo un'associazione e fanno parte solo tecnici che seguono il verde pubblico, dipendenti pubblici. Siamo diverse centinaia su tutta Italia. E lo scopo che abbiamo è quello di portare avanti una cultura del verde che faccia capire dove il verde non è più solo ornamentale, ma è un elemento, ormai c'è evidenze scientifiche, della salute e soprattutto del sistema di prevenzione sanitaria, perché più state, più stiamo nel verde, più salute c'è. Questo è anche un assist per la montagna, per la nostra montagna, che va bene, siamo sempre felici di questo, ma parlate di verde in generale, quindi piante e fiori e giardini. Noi ci sa competenze sostanzialmente a 360 gradi, in alcuni ambiti si fa anche quasi ricerca, quindi si va dagli alberi, sì, al verde, alla pianificazione, alla progettazione. Ovviamente siamo su tutte le parti del verde urbano, ci sa competenze ovviamente. Ma voi siete privati come associazione o sì, dipendenti pubblici ma associazioni private? Sì, esatto, abbiamo un nostro statuto, quindi chi si vuole iscrivere deve sottostare tutta una serie di regole e niente. Siamo, diciamo, staccati dalle pubbliche amministrazioni. Ho capito, ma se io ho bisogno di litigare con la regione, supponiamo la regione, vengo anche da voi e mi supportate oppure no? Allora, no, voi noi siete dipendenti, quindi. Sì, c'è un codice del comportamento a cui appunto tutti, insomma, siamo sottoposti, giustamente, quindi non ci permette questa cosa. Però, ovviamente, portiamo avanti altre linee di azione. Allora, e per criticare i comuni si può venire da voi? Per criticare i comuni è sempre possibile, anzi i comuni mi hanno detto proprio lì apposta, forse ora è il primo degli elementi allora, per cui è disponibile. Qui abbiamo l'incaricato del comune di Pistoia per i giardini. Buonasera a tutti. Allora, che cosa vuol dire questo? Quando i giardini sono brutti è colpa sua e quando sono belli è merito suo. No, assolutamente. Non mi prendo questi bisogna pigliare delle responsabilità. No? Allora. Diciamo che il ruolo a Pistoia non è facile perché la nostra città chiaramente è immersa di fatto in un grande giardino. Però cioè, bisognerebbe avere sempre, arrivo qualcuno dei biglietti da visita buoni per fare. Alcuni ce li abbiamo, diciamo, no? A partire da Gea di cui si parla. Gea prima. Va bene, ora questo Gea lo lascio da ultimo perché Gea è un altro elemento, alcuni dobbiamo costruire, importantissimo, forse principale, ma anche perché Gea si inserisce in un contesto, come sappiamo, che è quello del previsto parco intorno all'ospedale, cioè l'ex campo di volo, su cui penso che la città debba scommettere per il futuro, no? Quello sarà uno dei grandi biglietti di avviso. Quindi, diciamo, le sfide per Pistoia sono tante, non sono poche, ma anche perché sta un ruolo che bisogna giocarselo. Bisogna giocarselo chiaramente tutti insieme, perché gli attori non siamo solo noi come comune, ma diciamo c'è l'associazione vivaisti, tutti quelli che diciamo sono del settore. La cosa che si avverte è chi viene a Pistoia, diciamo la settimana scorsa è venuta in visita dal sindaco l'assessore del comune di Milano, diciamo, tutti rimangono entusiasti, diciamo, ecco, da questo contorno che la città ha e che secondo me... Aspetta, entusiasti di cosa? Precisiamo bene. Perché entusiasti della produzione, del sistema di produzione, come diciamo, si cura il verde, in senso... E chiaramente poi alla fine il prodotto, come sappiamo, cioè l'albero, è quello che poi viene esportato in tutto il mondo, in tutte le città, diciamo. Questo è ecco, però per quanto riguarda noi più terra-terra, i giardini di città, questi che da qualche anno, diciamo, sono migliorati, no? C'è stata una cura maggiore. Stato un riassetto anche da un punto di vista amministrativo. Nel 2012 finiscono le esperienze delle ex circoscrizioni da cui era stata demandata di fatto la cura del verde, si rinnova, diciamo, anche l'azione dell'amministrazione, ci sono strumenti nuovi sistemi di appalto. Poi chiaramente la politica fa il suo gioco, diciamo, scommette su interventi di riqualificazione, ultimi sotto gli occhi di tutti, da Montoliveto al Villone Puccini, su cui comunque
la vera, diciamo, scommessa per il futuro è continuare a migliorare la qualità. Sappiamo tutti, gli attori qui, diciamo, ce lo siamo anche detti più volte, che il Covid ha segnato, secondo noi, uno spartiacque, no? Oramai la gente ha questa voglia di vivere gli spazi verdi in modo anche diverso, diciamo, rispetto a prima. Quindi, e su questo dobbiamo lavorare tanto, diciamo. Insomma, sono politiche da indirizzare in un modo A o B o C, certo. Quindi in qualche modo. Si possono anche conciliare tutte, ma insomma, i tempi in cui siamo ci impongono delle scelte a volte, no? Quindi bisogna vedere. Certo. Molto bene. E naturalmente, evviva, qui accanto a me c'ho la GEA vuol dire la Fondazione Cassa del Risparmio. Sì, è una società strumentale della Fondazione. Certo. Ecco, e tu sei il presidente, sì, della GEA. Sì. È proprio, e come è strutturata la GEA? Oltre al presidente, che c'è un piccolo consiglio d'amministrazione, c'ho due consiglieri, e poi c'è la struttura operativa, diciamo, dei dipendenti e di collaboratori. Ora, la GEA, il parco accanto all'ospedale, che poi dovrà prevedere anche allargamento tutta l'area dell'ospedale, certo, che fu a suo tempo sogno di architetti che avevano tentato di fare dei progetti, poi non sviluppati per un insieme di cose. L'unico progetto che una volta mi toccò presentare in televisione per l'anno santo. Per l'anno santo doveva essere fatto un giardino con le piante bibliche della Bibbia. Ma non lo so, fu detto, noi ci si mise la comunicazione, poi c'era la risposta, no, non ho visto le piante bibliche a Pistola, insomma lasciamo andare. C'era però questo progetto, te lo ricordi te? Sì, ci sono stati diversi di progetti, uno anche del 99-2000 che ebbe il piacere di fare, peraltro prevedeva sia anche una parte che era più legata, diciamo, all'anno santo, c'era un finanziamento. Ma il finanziamento c'era, ma non era per quello. Il finanziamento era un finanziamento dell'Unione Europea, sì, di 4 miliardi e mezzo di vecchie lire a fondo perduto, che fu malamente perso per vari motivi, compreso l'incapacità di dare corsa ad un progetto. Perché poi tutti i progetti e tutte le idee hanno bisogno delle gambe degli uomini. Certo. Lì purtroppo il dispiacere è che c'erano le risorse e non sono state utilizzate. Sì. Bene, fermiamoci qui e poi dopo si riprende, perché dobbiamo mettere a fuoco bene la GEA, perché è davvero un patrimonio della città, in quanto tutto ciò che poi è della Fondazione Cassa di Risparmio per la città, perché non è che ci sia un padrone, c'è un dirigente momentaneo per anni, qualche anno, e poi però appartiene a tutti, quindi ne parliamo subito dopo. Allora, piante e fiori, si parla di questo, cose più belle non ci sono, poche nella vita, belle come fiori, come le piante. E allora la GEA a un certo punto è subentrata praticamente a quello che era Cespevi e si sta impegnando a far sì che questo parco sia che cosa, o diventi che cosa? Diverse cose, lo sta diventando già, diciamo, da un lato il parco, ovviamente prima Renato Ferretti ha citato una parola chiave di tutti i nostri ragionamenti, biodiversità, cioè un luogo di grande biodiversità, non solo per la banca del germoplasma, voi la conoscete, sapete che sono 400 specie diverse
che sapientemente nel corso del tempo, e questo è uno dei grandi meriti del vecchio Cespevi, sono state messe a dimora e adesso sono delle bellissimi alberi o dei bellissimi arbusti. Ma accanto, insieme a questo, essendo un'area abbastanza incontaminata, ci sono erbe, fiori, innumerevoli specie animali, dagli insetti ai vertebrati, che vivono, convivono in quest'area e che creano una piccola nicchia, piccolo ecosistema che vogliamo potenziare e intanto lo stiamo mantenendo e tutelando e lo stiamo anche cercando, stiamo studiando il modo di potenziarlo. Quindi c'è intanto un'azione, chiamiamo così, di tutela, di salvaguardia di un'area che in altre zone, in altre città, magari sarebbe finita per essere un centro industriale o un'area per attività industriali, cose del genere. E diciamo così, questo prima funzione. Seconda funzione è quella educativa, perché noi quest'anno, nell'anno scolastico 2022-2023, arriveremo probabilmente, se no ci andremo molto vicini, ad avere 100 classi delle scuole pistoiesi che sono venute e stanno venendo a GEA a fare dei piccoli percorsi educativi e formativi con i loro insegnanti, con i nostri educatori, vanno nel parco, fanno una, due, tre giornate di esperienze di scienza empirica per conoscere la natura, per toccarla, per capire cos'è per esempio la biodiversità, vederla realmente, e oggi i ragazzi la vedono in televisione molto la natura più che vederla dal vero. Terzo elemento è un centro, si chiama Centro per la Ricerca, accanto a svariate ricerche che sta facendo, per esempio avvieremo presto, l'amico e il collega lo sa bene, uno studio apposito per valutare quelle essenze adatte, idonee per quei prati che di nuova generazione, quindi non il pratino all'inglese, ma mixité di svariate specie di erbe, per testarle proprio nell'area di GEA, pensando, è una sperimentazione fatta dal Dipartimento di Paesaggistica dell'Università di Firenze, insieme col DAGRI, quindi Scienze Agrarie e Forestali, i professori Paolinelli e il professor Ferrini, per provare per 3 anni l'evoluzione guidata ma abbastanza spontanea e naturale, anche con quei tagli programmati particolari di cui parlava Renato Ferretti, per 3 anni, per vedere quali sono le migliori specie, le migliori tipologie di erbe da mettere nel futuro parco, grande parco che abbraccerà non solo GEA ma abbraccerà l'ospedale e si estenderà per l'intero campo di volo insieme con la realizzazione della famosa cassa d'espansione. Bello questo. Questo discorso ci stimola molto, però per chi ci ascolta bisogna ancora fare un passettino, chiedo scusa, per spiegare alcune cose. Quando si parla di germoplasma, cos'è? Cos'è banca esattamente? È la collezione di specie vegetali diverse, e quindi degli alberi o delle piante erbacee o degli arbusti, possibilmente anche dei semi, possibilmente anche... Cos'è? È un semi il germoplasma? No, germoplasma è l'insieme, l'insieme della presenza di alberi, arbusti, specie, ogni pianta è dotata di un proprio corredo genetico e del proprio germoplasma e porta il proprio germoplasma che si conserva con le piante vive ma anche con i semi, con tutto quello che... Ma il germoplasma è anche ricerca e modifica di qualche specie o no? Quello è un lavoro che si può fare avendo a disposizione il germoplasma di tante specie diverse. Certo. Se le perdiamo, perdiamo il germoplasma. È famosissima alle isole Svalbard, no? La famosa banca del germoplasma, però lì sono semi, per esempio, che sono tenuti. Nel nostro caso sono piante, perché essendo specie legnose si mantengono meglio, più facilmente e in maniera più stabile, appunto impiantandole, tenendole e curandole per le loro vita naturale. Ecco, ma questo perché vi volevo domandare, come avviene lì questo mix nuovo fra di piante esotiche, per esempio, se devono essere piantate qua? Si piglia una pianta dal Sudafrica e si porta qui?
Oppure, allora, qual è? Ma bisogna scusare, cari. Assolutamente. Vabbè, intanto diciamo che da sempre noi abbiamo presenza di specie esotiche nei nostri parchi e nei nostri giardini, perché insomma i giardini storici che si ricordano perché ci sono delle piante che normalmente nella vegetazione fuori dai giardini e dai parchi non si vedeva. E questo era un po', come dire, il vezzo, l'ambizione, la passione di chi aveva la proprietà o di questi giardini, che intendeva arricchirli in questo modo. Per cui non è una novità. Faccio l'esempio forse più in questo più comune, quello degli agrumi. Gli agrumi non sono assolutamente tipici in pieno campo delle nostre latitudini, anche se ora possono cominciare a viverci forse più facilmente, ma sono sempre stati presenti non solo nelle ville, nelle fattorie, ma anche nelle case dei contadini di tutta la Toscana, allevati in vaso o appoggiati alle facciate esposte a sud, perché era il modo per avere soprattutto i limoni freschi da poter utilizzare. E sono una bella pianta d'ornamento, perché insomma il limone è una bella pianta d'ornamento. Ma entrando nel campo degli alberi, pensiamo alla grande varietà di querce che ci sono, di specie quercine, e quindi ci abitueremo sempre di più alle specie che sono caratteristiche di climi diciamo mediterranei o anche più caldi rispetto alle querce tradizionali, la palustris e quant'altro. E come si adattano? Il problema è questo, che intanto ci vogliono condizioni climatiche che lo consentano, e quindi purtroppo col cambiamento climatico lo consentiranno, e ci vorranno vivai che sono in grado di produrre, e ci vorrà anche un'attività di ricerca. E per questo... Allora, l'attività di ricerca, perché il grande ambiente di pesca del nostro produttore di agrumi, famoso da tutte le parti, e mi dicevano l'altro giorno, io non ci sono stato, ma che insomma abbiamo degli agrumi che un tempo qui non potevano resistere, oggi resistono non solo per il cambiamento di clima, ma anche perché sono state selezionate altre specie che in qualche modo sono sostenibili anche nei nostri climi. Allora, cosa voglio chiedere? Si può fare della ricerca in questo senso e costruire qualcosa di diverso attraverso il DNA delle varie piante? Personalmente non mi spingerei nelle modifiche genetiche indotte, salvo insomma, però si può fare il miglioramento genetico in senso tradizionale, si possono selezionare cloni resistenti, ci sono tante strade senza dover ricorrere a forzature troppo violente per poter selezionare specie più resistenti alla siccità. Qualcuno che è contrario alla tua tesi dice che comunque in natura tranquillamente la genetica agisce da sola. No, questo senz'altro, ma infatti si può fare anche noi, non è mica un problema. Il problema è quando si introducono geni, come è successo, resistenti per esempio a determinati prodotti, perché ora non ci se ne ricorda più, ma una quindicina di anni fa sono stati introdotti geni resistenti a determinati diserbanti, in modo da poter coltivare, utilizzando diserbanti prodotti dalla stessa multinazionale che commercializzava i semi, questo non va bene. Certo. Molto bene. Quindi pescia, voglio dire, allora, pescia in tutto questo panorama come vi muovete voi? Beh, rimanendo nel tema sul germoplasma, abbiamo da una parte dei tradizionalmente progetti, abbiamo adesso da una parte dei progetti che tendono a conservare il germoplasma naturale del nostro Appennino. Abbiamo un progetto della FAO per la conservazione di tante specie di orchidee spontanee che sono in via di estinzione a causa dell'ingresso dei cinghiali, perché chiaramente la sovrappopolazione dei cinghiali sulle montagne, se da un lato ha inserito un animale nel suo locale, che poi non è quello originario, perché sono stati importati degli incroci, sono degli ibridi che non erano quelli tradizionali della nostra zona,
sono molto aggressivi. L'esempio classico di forzatura della biodiversità. Quella del cinghiale introdotto, delle specie che non sono locali, compatibili, molto prolifiche, non adatte alla nostra tipologia di foreste, che hanno creato danni, che stavo dicendo. Tanto che tante specie, vabbè, adesso noi solo sul campo delle orchidee spontanee, su cui abbiamo questo progetto, abbiamo calcolate diverse centinaia di specie che sono scomparse per sempre, perché ecco, una caratteristica purtroppo del germoplasma, che quando un genotipo si perde per sempre. È irriproducibile una volta che non ci sono più i genitori. E quindi noi tante specie, abbiamo dei ricercatori che vanno il sabato e domenica per le nostre zone, selezionano le piante più in pericolo, vanno a raccogliere i fiori nel momento in cui perdono in fioritura, abbiamo il permesso di poter raccogliere dei semi delle antere immature oppure degli ovari immaturi per portarli in laboratorio, e poi dopo farli germinare questi semi in vitro, perché purtroppo le orchidee spontanee hanno il problema che il seme non ha l'endosperma, e quindi se non c'è il fungo che è in simbiosi con il seme non può da sé avere le sostanze nutritive necessarie per far sviluppare l'embrione, e quindi è tutto un problema di mettere a punto dei terreni in vitro in cui il seme può germinare anche in assenza del fungo, e poi dopo c'è il problema del reimpianto di queste piantine nell'ambiente naturale. È una sorta di difesa che la ricerca pone alla perdita di biodiversità dell'ambiente. Certo. L'altra è creare biodiversità adatta alle situazioni climatiche che vanno cambiando. Per fare un esempio, a Sanremo, dove ho lavorato prima di venire a Pescia per tanti anni, ci sono delle piante di banana che negli anni 90, quando io stavo lì, ci si stupiva che resistessero, cioè esistono le piante di banana a Sanremo, in Italia. Cioè che poi dopo negli anni 90 e negli anni 2000 queste banane hanno iniziato a fiorire, che invece prima non fiorivano. Oggi fanno anche frutti. Certo. Per cui le piante hanno dei determinismi genetici che fanno sì che determinati stadi di sviluppo si avvengano solamente se si raggiungono determinate somme termiche. Per cui se una volta le piante qui sopravvivevano ma non facevano fiori, vuol dire che la somma delle temperature medie giornaliere per un tot periodo non raggiungeva determinati livelli. Oggi non solo fioriscono, fruttificano anche. Che vuol dire che la temperatura... Voi avete in mente Pescia quando fate tutto questo lavoro o pensate al mondo? Il progetto FAO è un progetto internazionale, quello sulle orchidee spontanee, sì. È un progetto su cui anche tanti altri colleghi del CREA di tanti altri istituti lavorano sulla conservazione di germoplasma di grano, di leguminose, di tutte le colture orticole e così via. Certo, è il momento in cui io mi chiarisco una cosa. Dunque, io compro aranci di una certa zona della Sicilia, di uno che li porta qua, perché li coltiva, li porta qua, che sono aranci di Ribera, che per me sono spavolosi, proprio buoni, io mi piacciono. 100 metri più là c'ho un'amica che a un certo punto dice un giorno: vieni Luigi, ti do un po' d'aranci. Io mi do un po' d'aranci, sta lì vicino a via Mazzini. E come vi do un po' d'aranci? Vieni. Vado lì e mi dà un bel cesto d'aranci, identici a quelli di Ribera, buoni come quelli di Ribera, e io dissi: come fate a vedere qui? È protetto un po' di case questa pianta d'aranci, e questo può avvenire perché trova un clima favorevole. Come? È un microclima particolare, favorevole. Io per esempio a casa ho una conca dove ci sono gli aranci, mandarini, pompelmi, buoni. E ci vivono bene, sono buone assolutamente. Ora sai, sul buono ci influisce molto la catena della commercializzazione, quindi sai, quelli che tu compri da Daniele sono sicuramente buoni, perché la catena è corta, la tua amica, la signora, te l'ha data, era lì accanto, quindi sono buoni di sicuro. Sul buono ci influisce tanto anche quello, oltre che dove sono, chiaramente il prodotto bisogna che sia buono. Ma spesso viene colto troppo acerbo oppure viene conservato male, e poi dopo quando uno arriva a mangiarlo non è più buono. Ma
ma ora tanto per, poi si fa subito l'intervallo, ma per esempio gli aranci che vengono a Marina di Massa, nella piazza, a Massa, via, nella piazza, c'è tante, ci sono tante piante d'aranci, stanno migliorando anche quelle, ma le mangeremo tra un po' o no? Beh, io... al centro di una piazza dove passano le macchine, diciamo no, che non è bene, il massimo dell'ambiente. No, questo è un altro problema. Però ecco, no, c'è una cosa, bisogna sempre parlare, distingue quella che è la microproduzione, il che vuol dire in zone molto piccole fare delle, si crea un microclima particolare perché una singola cultiva si adatti bene a quell'ambiente, quindi produca frutti per la produzione locale o per gli amici. Una cosa è la produzione industriale per sfamare il mondo, per cui sono due livelli diversi che vanno considerati. Se io devo fare sfamare 10 milioni di persone e fornirgli vitamina C, acido ascorbico sufficiente, devo studiare bene le varietà che studio, non è solamente il fatto che il mio vicino le fa e allora... No, capisco. Capisco. Comunque, ma... quelli di Massa sono aranci amari, hanno maggiore resistenza al freddo e quindi possono vivere e sono utilizzati per scopi ornamentali. Per esempio, sono stati piantati recentemente anche a Borgo Abbugiano in una di quelle operazioni che ti dicevo prima, finanziate dalla Regione Toscana con gli interventi sul miglioramento della qualità della vita. Bene, ci fermiamo qui, rincominciamo con il pianto e fiori, che mi pare che ci sia un servizio di un amico di Pescia che ci dice sulla conservazione. È così? Ditemelo dalla regia. C'è il servizio? Sì. Bene, e quindi riprenderemo con quello e poi dopo ci rinderemo un po' sopra. Vediamo. Oggi presentiamo la collezione di peonie in vaso di Flora Toscana. Sono piante coltivate a Pescia da un nostro socio e sono dei rizomi germogliati all'interno di questi vasi con collare che indicano la collezione di varietà tipica della produzione pesciatina. Sono piante molto rustiche che devono essere coltivate in piena terra, in giardino, in una posizione soleggiata, non hanno assolutamente problemi in inverno di freddo, anzi se la pianta in inverno quando è a riposo non sente il gelo è difficile che poi riesca a fiorire in primavera. Devono essere piantate a livello con il colletto, a livello del terreno, mai troppo profonde. Si dice che il rizoma della peonia deve sentir suonare le campane, altrimenti non riesce a fiorire. E le varietà sono varietà classiche derivate da ibridi della peonia lactiflora e sono vecchie varietà come Sarah Bernard, Shirley Temple e Carl Rosenfield che fanno parte della nostra storia della produzione pesciatina. Una vecchia gloria dei giardini delle nostre nonne, ovvero l'ortensia, anche se nella nostra zona può avere anche qualche connotazione non del tutto positiva, infatti le nonne la chiamavano la scacciamariti. Non si regala mai l'ortensia alle donne nubili perché sembra che allontanino la possibilità appunto di prendere marito, ma queste sono vecchie credenze a cui ormai oggi nessuno fa più caso. Sono piante che stanno tornando bene in auge perché sono molto facili da coltivare. Hanno dei fiori molto vistosi e colori brillanti. Per coltivare l'ortensia dobbiamo tener conto che si tratta di una pianta acidofila, quindi necessita di terriccio apposito con pH acido. Per rendere ben vivi i colori dobbiamo concimare le ortensie molto spesso con prodotti a base di ferro o, se le vogliamo far diventare azzurro, a base di solfato d'alluminio, anche perché non in natura questo celeste così brillante non esiste. Si tratta di una reazione della pianta alla presenza appunto di determinate sostanze a livello del terreno.
Sono piante che bevono tantissimo. Idrangea, il nome botanico, Idrangea paniculata. Non sappiamo di preciso ancora da cosa deriva, ma idros comunque è l'acqua. È una pianta che necessita di terreni molto freschi, molto umidi, ma comunque dove l'acqua non ristagna. Sono piante che ben si adattano anche alla nostra montagna perché sono molto resistenti al freddo. In inverno la pianta perde completamente le foglie. In fine inverno è necessaria una potatura o perlomeno una scimatura. Mai andare a zero come spesso si vede fare nei giardini, perché la fioritura dell'anno dopo potrebbe essere compromessa. Quindi lasciare sempre i rami almeno di un 30-40 cm dal livello del suolo. Sono piante appunto che necessitano di ombra o mezz'ombra proprio per evitare danni sul fiore o sulla foglia con la forte insolazione estiva. E allora, ora dopo fiori facciamoci un brindisi, perché ce l'offre Gino. Parto Fuso. Io? Gino Fuso, certo, che ci racconti. Intanto bentornato per il tour con quei ragazzi, che è stato a quanto sentito eccellente, no? Molto bello. Sì. Bene, complimenti. È stata una bella per esperienza, questo. Non solo per noi, io l'avevo fatta anche le crociere, ma in questo caso non era solo per divertimento, ma era un esperimento per vedere i nostri ragazzi disabili come si adattavano a un mondo fantastico di musiche di 6.000 persone del mondo. È stata un'esperienza straordinaria, da incredibile, proprio persino nei locali notturni i nostri ragazzi con la hanno ballato e si sono avvicinati tutti gli altri. E ho trovato in continuazione gente, l'ultimo ho trovato era uno spagnolo, dice: io sono della Galizia e bisogna che l'abbracci. Che mi abbraccia? Dice, no. Dice: guardi, è una cosa questa che non me l'aspettavo. Insomma, molto bene. E così anche degli amici di Prato che era lì. Vabbè, insomma, è stata bella. Bentornato. Però anche allora, il vino anche si è provato, c'erano di tutte le qualità. Per forza, mi ero informato io. È un vino mondiale, c'era, sì, di tutto il mondo. So. Allora, io devo dare due libri e una notizia micidiale. Oh, innanzitutto perché fra un paio di giorni viene incoronato il re in Inghilterra. Quindi che c'entra il vino? E c'entra il vino. Innanzitutto è produttore e appassionato di vino e cibo. I miei servizi mi dicono questi. Queste sono notizie fondate, no? Sono ufficiali. Conosce molto bene i vini italiani. Ci sono varie storie su questo. È amico di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, capito? E quindi anche in Inghilterra, se uno la frequenta, trova questi luoghi dove sono legati a questa cosa. Poi al pranzo reale servirà uno spumante che è un metodo champenoise, tipo Franciacorta per capire, prodotto in Inghilterra nella sua fattoria. Lo spumante si chiama High Groove, è famoso tra gli appassionati, Sì, e lo produce lui nella sua fattoria. È anche buono? Io l'ho bevuto un coccino così, e devo dirti, insomma, si vede non mi sentivano monarchico in quel momento, è andata un po' così. Poi lui ha una tenuta che produce uova, marmellate, salumi, sotto il marchio Dachi Organiche, cioè cose organiche, perché è molto legato a questa cosa. È distribuito in tutti i mercati, supermercati della Gran Bretagna. Quindi è una persona molto legata alla terra e anche al vino. E quindi la cosa ci fa molto piacere, perché credo anche la nonna era appassionata dei vini, i famosi Brunelli, eccetera. La storia del Brunello deriva anche la leggenda del rapporto del vino a Londra, eccetera, eccetera. Fornitori. Poi andando piano piano verso un argomento. Su certi vini c'era scritto fornitori della Casa Reale d'Inghilterra. Allora mi riconosci che dico, le mie informatori sono perfette. Buone.
Poi un libro... L'Inghilterra è giovane. È giovane, e quindi sì, perché gli garbava il nostro. No, sì, la viticoltura, sì, ma soprattutto perché non ce l'avevano, perché la viticoltura si sta migrando verso il nord anni, ora. Come le banane che iniziano qui da noi, la viticoltura si è spostata. Comunque, anche lei molto a nord. Loro producono spumanti da Chardonnay in genere e hanno bisogno dell'acidità alta, quindi hanno bisogno, certo, di climi sempre un po' più freschi che ancora temperati. Poi un libro lo presento, perché ho anche delle amicizie giovanili nei locali di qua e di là, girottolo ancora, mi sono fermato. Quindi è a tempo a dire, non vede l'ora di morire per fare un bel sonno. Ancora me l'hanno detto, io mi do da fare. Questo è un libro, Come bevono le rock star, è uscito ora. Come un po' di curiosità. Bere come una vera rock star. Sì, e io ho scelto quelli che bevono vino, non che bevono... Se no qui la maggioranza sono cotte. E per quello che il mondo giovanile, imitandoli, bevono. Per esempio, Whitney Houston beve champagne. Soldi ce l'ha, si fruga e lo beve. Prince beveva il sangria, quello che si tolse la vita, famoso pezzo suo. Tina Turner, vino rosso e cioccolato scelto, cioè botte anche lei. Allora, poi c'era la cantante dei Mamas and Papas, se fosse qualcosa, vi ricordate senz'altro, Vin Brulé. Questo Vin Brulé veramente ha contagiato il mondo rock più di quanto si pensa. Poi Carly Simon, famosissimo, Chateauneuf du Pape, Debbie Harry, spritze con vino bianco, Al Wilson, il sangria, ancora lì, Susi 4, Chateau Margaux, questi sono un po', John Millecamp, grande vino rosso, insomma, Sting, vino rosso di qualità, ha preso tutti i vizi dei toscani, certo, il solito slogan toscano, rosso di qualità. C'è anche della terra, credo. Eh sì, ce l'ha qua nel Chianti. Cyndi Lauper, famosa, vino biologico, lei è solo vino biologico, un po' come il nostro amico Walter che fa tutto biologico. Tutto biologico, sì, vabbè. I pomodori, tutto quanto. E così continua, qualcheduno, Pinot Nero, Don Perignon, Levi Kravitz, il chitarrista famoso, se lo possano permettere, bevono anch'io, berrei questa roba, saprei scegliere anch'io. Poi qualcheduno, vino bianco e formaggio. E poi Beyoncé, come si pronuncia Beyoncé? Lei beve Armand de Brignac, che è l'azienda di champagne più vecchia al mondo, però tra le più costose al mondo, capito? Questo è un libro, insomma, ci sono cotte. Però mi pare che Salvo Sting, il vini toscani... Come? Vini di qualità, ha già detto assai. Sì, e bevono i nomi che ho detto, qualcheduno. Io non me li posso permettere più, però... perché sono cifre un po' esagerate. I cocktail, penso, vabbè, ce li possiamo permettere. Bene. Ora si entra in un argomento che tocca tutti noi. Qual è il frutto più legato al vino? Nel 1520 fu portato in Europa, qui voglio l'aiuto, è il pomodoro. Legato al vino perché? Perché tutta la cucina, tutto quanto viene cucinato, è col vino. Col pomodoro. Quanti piatti conosci col pomodoro? In 500 anni è entrato dentro la nostra storia, la nostra cultura. Certo. Conserve, guarda, qui potrei durare tutto quantissimo. Per esempio, allora, se ti ricordi Vincenzo Bonassisi, che era quel critico televisivo, forse ce lo ricordiamo solo io e te, però era straordinario. È vero. Era un po' l'antagonista di Veronelli, se vi ricordate. Lui scriveva questo, perché in questo libro ci sono vari articoli, qualche ricetta, è una storia molto precisa dell'avventura del pomodoro in Europa. E qui la dice lunga su come eravamo prima. L'introduzione del pomodoro nella cucina italiana portò grandi novità, facendo dimenticare tanti accordi di dolce salato e di agrodolce d'un tempo, che era un po' la cucina quella prima del pomodoro.
capito? Nacquero gli spaghetti capumarola in coppa e da allora Napoli ne è indiscussa capitale. Fu per mangiare gli spaghetti che ai pranzi di corte un ciambellano borbonico, Cesare Spadaccini, inventò la forchetta a quattro punte, quella che conosciamo e usiamo oggi. Ma che cosa ti dirò? È vero, è vero. È la forchetta, dice. Vero, ti prende a forchettate, pensate. La storia, certo, la storia. Spadaccini, il cognome dice a tutto, sì, sì. La storia del pomodoro è vera. Io ricordo che i primi anni in cui mi capitava di andare negli Stati Uniti, a New York soprattutto, in tutte le vie c'erano i banchini allora, ora sono un po' spariti, dove c'era scritto sugo italiano, pomodoro italiano, tutti prodotti da mangiare velocemente fatti con pomodori italiani o derivati dal pomodoro. Perché il pomodoro? Ed è sembrato sempre un prodotto italiano, il pomodoro. Io mi ricordo la conserva, la mia nonna, mia madre con la paletta. Sì, bella paletta. Un po' cordito, mangiavo mezza, capito? Perché era un sacrificio, no? Pomodoro, mais. Le patate. Però la cosa bella che va detta di questo benedetto frutto, che non si dice verdura, ma è un frutto, secondo, chiedo alla scienza. E l'abbinamento più straordinario è coi vini del territorio dove si abita. Abbina perfettamente, per esempio, i nostri vini rossi su certe salse, vini bianchi su altre, Sì, è vero. Sulla trippa, che la signora la saprà bene, se lo fa col pomodoro, un bel bicchierotto di vino rosso, ci si zuppa il pane, è un godimento, proprio una goduria straordinaria. Allora ci fa bene fame a quest'ora. Faccio fame, facevo per dirti, il ruolo del vino è straordinario, soprattutto visto che è 500 anni che è stato portato. Questo che libro è? È il libro della signora Mancini Sorrentino, scritto da un editore napoletano e pubblicato da un editore napoletano. Lo trovate nelle librerie, credo, o lo richiedete. Sono tutti due nuovi libri. Capito. Perché sempre lì vecchi, se no. Bello, visto bello. Bene, io penso che vi sia piaciuto. Bene, bene, va molto bene con questa. L'ultima cosa me la devi far dire, lo sai, sono il chiacchierone, mi garba fa il sapiente, no? Però una cosa che mi fa gode parecchio è che è il mercato dei vini di lusso. Lo conosco pur non potendo partecipare. Però rispetto a 34 anni fa, i primi due vini al mondo più richiesti da quel mercato sono i vini Mouton e Lafite Rothschild. Nell'89 gli stessi. Questi sono i vini internazionali. Due vini italiani sono i più richiesti dal mercato del lusso. E lì carta canta, quindi il racconto non è un'invenzione. Quali sono? Sono toscani tutti e due, Sassicaia e Tignanello. Nell'89 era Sassicaia e Tignanello. Questa è la Toscana a cui dobbiamo tenere conto, certo, e orgoglio, anche se le cifre qui molto cambiano. Bene, grazie, ci facciamo un intervallo per la e poi ci avviciniamo prima di riprendere la parte finale dei nostri giardinieri che ci daranno le linee sul futuro, che città e che giardini vedremo, soprattutto all'AGEA vorrei sapere se ci sono dei progetti sull'ospedale. Una volta io ricordo che l'architetto Bassi aveva fatto un grande progetto di un giardino, poi mai realizzato, forse anche costoso per quei tempi, non lo so, ma insomma aveva lavorato di fantasia come sapeva fare lui. Bene, a dopo. Allora, qui siamo invece in una zona speciale, perché è venuto a valle un agriturismo che è un po' sulla nostra collina. Sul Monte Albano. Sì, sì. Sopra Cantagrillo. Cantagrillo. Nella zona di Cantagrillo. Non Casalguiglio, non lo dite mai, bisogna dire Cantagrillo. Perché sì, sennò. Sì, sì. Sennò. E si chiama Villa Zelma. Villa Zelma. Sì. Bene.
Villa Zelma, che è un agriturismo, che ha ristorante aperto. Ristorante aperto al pubblico. E anche le camere per la luce. E anche le camere. Ha 5 camere e un mini appartamento. È un mini appartamento. Da quanto vive? È stato inaugurato nel giugno 2019. Ah, sì. È l'ultimo nato del gruppo Zelari. Zelari, bene. Un'azienda che si estende su 3 ettari di terreno. Abbiamo l'oliveto che ci fornisce il nostro olio, il frutteto e gli orti. Abbiamo per due l'olio orti. Quindi è una zona buona. Sì, quindi per sarà l'olio buonissimo. Sì. Quest'anno poi, è stato particolarmente buono. Buono. Poi sì. Avete anche il frutteto? Abbiamo il frutteto e abbiamo l'orto. E di frutta che ci avete? Di frutta ora non ci abbiamo più niente, non abbiamo portato niente oggi. No, però no, ci fornisce come... le mele, ci abbiamo le mele, ci abbiamo le pere, susine, fragole, mirtilli, ribes, frutti di bosco, facciamo le marmellate. Lei con i miei altri due cuochi. E avete portato la chef. E abbiamo portato la chef. Che l'ho visto, è la cuoca, si vede che è la cuoca. E ci prepara, vedo, c'è Fornelli qui. Vi faccio sentire dei cappelli del prete. Io li chiamo cappelli del prete. Perché sono un po' quelli di una volta. Sì. Sono cappelli un po' grossoni. Sì, sì. Si fanno in diversi modi, però io li ho fatti tondi. Perché con il ripieno di pappa al pomodoro. Giusto per rimanere con le Giusto per rimanere in tema. È un piatto povero, però le tradizioni, insomma, ce lo consentono di poter fare, visto che produciamo anche il nostro pomodoro, quello che io adopro in cucina. Quindi, è il nostro. Certo, olio buono. Olio, no? Pomodoro. Materia prima, pasta fatta in casa. Quindi è garantita la cosa. Sì. A semplicità, ha successo l'agriturismo? Sì, fortunatamente sì. Anche sì. Nonostante quello che c'è stato, insomma, che con il Covid anche il ristorante. Anche il ristorante, aperto sì, a tutti. Aperto a tutti. Pranzo tutta e cena, la stagione, cena. Pranzo e cena. Sì, sì. Bisogna saperle queste cose, perché ma infatti è una novità, è stato ora quando trovo uno Zelari che non ha detto nulla lo bacchetta anch'io, allora ci si mette d'accordo, lo bacchetta anch'io, ora c'è l'invito ufficiale a venire a va bene volentieri, non mancheremo. Bene allora torniamo qua, preparate perché poi si vuol sentire il cappello del prete, va bene allora, ecco, abbiamo parlato della biodiversità, diversità, cambiamenti climatici, quindi piante resilienti, e ne parlano i giornali. Tu hai mandato prima per la trasmissione anche un articolo sul Corriere della Sera, cioè ne parlava recentemente, vero? Sì, c'era un articolo sul Corriere che riprendeva il tema del prossimo Floormart Tegri in Italy, che ci sarà a Padova dal 20 al 22 di settembre, e uno dei temi centrali è appunto quello della sostenibilità dei parchi e dei giardini per il futuro, sia quelli pubblici che quelli privati, e quindi è indubbiamente un tema sentito all'ordine del giorno, tutti ne parlano e bisogna praticarlo seriamente, perché quando si parla di biodiversità non possiamo solo pensare di mettere qualcosa di diverso rispetto a quello che c'era, ma insomma, bisogna avere attenzione all'ecosistema nel suo insieme, avere molta attenzione all'ecologia. La biodiversità vuol dire creare sistemi complessi, per cui non bisogna pensare a sistemi altamente specializzati, perché questo è il contrario della biodiversità. E quindi ci vogliono tutta una serie di attenzioni sia nella progettazione che nella predisposizione delle piante, sia erbacee che arboree che arbustive, che poi dovranno andare. Ora domando intanto a Nicola Stefanelli per il Comune di Pistoia: siete tutti pronti a questi cambiamenti? Punto interrogativo, e poi lo domando anche a Bellocci per la Toscana: se chi ci pensa a queste cose, perché ci sono nella vita, ce ne siamo accorti tutti, delle cose ovvie che si possono fare, però poi vanno fatte se c'è chi ci pensa e chi si prepara a farle, perché se no poi va tutto a monte. Allora, il Comune di Pistoia continuerà con l'Aiole, poi c'è il Parco del Villone, quello lì. È uno dei parchi più grandi. E poi forse lavorerete anche in sintonia con l'AGEA, c'entra un po'? Certamente. Sicuramente, diciamo, quello che diceva Renato è diciamo, uno degli aspetti fondamentali, cioè anche nei nuovi parchi che stiamo
realizzando o in fase di realizzazione a Pistoia, diciamo. Avevo portato anche alcuni enti, tra cui... Ah, c'è anche qualcosa? Sì, sì, sono anche passati. Sì, sono passati. Ci sono degli esempi importanti, cioè è oramai chiusa la fase, diciamo, di percezione del verde pubblico, appunto, come si diceva all'inizio, come verde ornamentale. Ma c'è una percezione di un verde pubblico che racchiude all'interno di se stesso, diciamo, tanti aspetti, tra cui appunto quello della biodiversità. Questi che stiamo vedendo, per esempio, uno degli interventi che è in fase di realizzazione, cioè quello nelle aree attorno al Ponte Europa, dove c'è un intervento importante anche di messa a dimora di alberi, cespugli, che creeranno, diciamo, una sorta di micro Ponte Europa ambiente. Dove? Ponte Europa dove? Erano fondamentalmente alcune aree sotto il Ponte Europa, lato via Le Adua, che erano state abbandonate dopo il cantiere della costruzione del ponte. E la parte invece verso est c'è la zona di via Stelvio e la zona chiamata Giardino degli Studenti, dove è in fase appunto di realizzazione questa nuova area verde. E questo è un altro degli interventi che stiamo realizzando, cioè appunto la parte della, est del Ponte Europa. Come vedete anche dalle immagini, una grande, diciamo, varietà tra alberi e arbusti, si sta parlando di quasi 1000 tra alberi e arbusti. Quindi non è solo, diciamo, l'idea di riqualificare le aree verdi mettendo il giochino o mettendo, diciamo, la panchina, ma l'idea di riqualificare appunto queste aree verdi con uno spirito completamente diverso. Ci vogliono chiaramente, come diceva Renato, sottintendeva, diciamo, figure anche diverse rispetto al passato, quindi che abbiano una visione diversa. E poi c'è appunto, come in questi casi, la vera sfida, come penso sia tutta tutti noi. È facile, fra virgolette, realizzare un'area verde in un campo ai margini della città, ma la vera sfida è realizzare il verde nella città. Cioè tutto il tema dell'isola di calore che oramai tutti i comuni d'Italia stanno affrontando, cioè come si va a risolvere appunto, a reimmettere il verde nella città? Perché prima c'era, poi è stato messo ai lati. Pistoia, quando si parla di verde nelle città, si pensa ad aiole, quando si parla no, di città. In realtà qui bisogna cominciare a pensare... Qui, quando si parla del Ponte Europa, ancora, è già nella vostra mentalità... Già fase di realizzazione. Città, diciamo, oppure siamo un po' in periferia. Insomma, diciamo, siamo ai margini di uno dei quartieri più abitati di Pistoia. Questo, per esempio, è un altro degli interventi che è in fase di avvio, che è Bottegone, dove abbiamo avuto un finanziamento, diciamo, per realizzare alcune aree verdi. E anche qui dalle immagini si capisce benissimo che addirittura si va a fare delle aree verdi in aree che erano ex vivai e che, abbandonati oramai da 20-30 anni, si sono di fatti rinaturalizzati. Quindi c'è anche un intervento di recupero da un punto di vista paesaggistico e quindi un'idea di verde che non che è appunto... Che zona è del Bottegone questo? Siamo nella parte di sotto via Doria, diciamo, a sud della chiesa di Sant'Angelo. Come vedete dalle immagini, si va a intervenire, a realizzare una verde in un'area che ora è di fatto quasi rinaturalizzata, quindi un intervento completamente diverso rispetto a prima. Non si parla di verde ornamentale, ma si parla di un verde con un forte connotato naturalistico. E come un altro degli interventi che abbiamo iniziato e che stiamo realizzando, che secondo noi è una delle sfide di Pistoia, è creare quella famosa corona verde intorno alle mura della città, di cui da tantissimi anni si parla. Si comincia ad avere alcune occasioni, come quell'area del lato di viale Matteotti, questa qui che stiamo realizzando. E questa è quella delle case Almette? No, questa è l'area, diciamo, dell'ex tirassegno alla Case Almette. Qui c'era un'area, anche qui, diciamo, abbandonata da tantissimi anni. Tra due mura lì. È stata riacquisita dal comune attraverso federalismo demaniale. Cosa si fa, cosa non si fa? Alla fine abbiamo deciso di creare, diciamo, un nuovo percorso, diciamo, della pista ciclabile lungo la brana. E anche qui con un grosso tema, cioè quello di dire, ok, rivedere le mura urbane della città, riacquisire un'area, diciamo, dove andare, ma soprattutto un grosso connotato da un punto di vista naturalistico, perché la brana, anche in città, anche in quel piccolo tratto, chiunque ci passa, i pistoiesi è uno dei posti più amati, avrà visto negli ultimi anni
una crescita esponenziale, per esempio, dell'avifauna, aironi, gallinelle d'acqua. Quindi bisogna ricreargli anche un ambiente da un punto di vista naturale. Quindi il progetto prevede la realizzazione di alcune, diciamo, isole vegetali che andranno appunto a ricreare questo ambiente lungo la città. È un bel investimento quello lì. Un bel investimento finanziato in parte da fondi regionali. Quindi sono tutte occasioni, anche piccole, qui si sta parlando di un'area, diciamo, non enorme. Però tutte occasioni che devono appunto cambiare un po' il senso di tenendo di conto di quello che si è detto in premessa, certo, che le piante da oggi bisogna che pensino al domani. È chiaro, senza impianto di irrigazione ormai non si fa più niente, più nulla. Questo è l'altro aspetto fondamentale. Ed è una cosa non indifferente quella dell'irrigazione, perché la prana è servita tanto a prelevare per chi era d'intorno. Ma non so quanto possa durare questa situazione. E soprattutto, come diceva Renato, diciamo aree verdi dove la manutenzione deve essere ridotta al minimo, questa è un po' l'idea. Diciamo. E quindi coniugare l'aspetto biodiversità naturalistico anche con gli interventi, diciamo, di cura. Ecco, e la Toscana, allora, e invece voi che state progettando? Allora, noi come associazione supportiamo questo sviluppo. Quello che diceva Nicola, che tra l'altro è socio di Pubblici Giardini, quindi insomma lo condivido in pieno. Però allora non potete neanche le TIA col comune. No, c'è vero, è studiata. Allora, no, quello che facciamo intanto è sviluppare un pensiero formato da una multidisciplinarità di professioni. E questa è una cosa che sembra scontata, però fino a ieri il disegno del verde, ma anche ti direi anche il disegno della città, non era proprio così, diciamo, non era un coro di vari punti di vista. Oggi, soprattutto nel verde, soprattutto in Pubblici Giardini, dove abbiamo architetti paesaggisti, agronomi forestali, biologi, questa cultura sta arrivando e noi si vede che sta entrando anche negli enti locali, con fatica, perché l'ente locale è più ancora, lento, sì, nell'ente locale c'è l'ufficio tecnico, architetto, geometra, ingegnere, ok. Però le cose stanno un po' cambiando. Perché? Perché ci siamo accorti che gran parte dei problemi del verde che avevamo è perché non era stato fatto quel ragionamento collettivo che va da una pianificazione pensata insieme fino ad arrivare a una gestione. Perché i problemi della pianificazione, se non sono corali, poi si arrivano alla gestione, poi il cittadino si lamenta, insomma, questa cosa. Quindi questa è la prima cosa che stiamo facendo. Quindi che cosa produciamo? Stiamo lavorando sulle linee guida, facciamo formazione, andiamo a risolvere anche i problemi concreti dei soci. Nell'ottica iniziale che diceva Ferretti, questo, la vostra formazione? Anche. In vista di tutti i cambiamenti, di tutte le cose. Certo, cioè non ci barrichiamo dietro a abbiamo utilizzato sempre queste piante, ma si guarda le cose, cosa succedono, andiamo a cercarci le evidenze che ci fanno dire che quella scelta si può fare su una base oggettiva, non una percezione perché ci piaceva, si è sempre detto, sì, no, sì. I dati. Nicola ragionava delle isole di calore. Gli input della progettazione che sta già arrivando, ma diciamo quella di domani, non saranno più solo input, passatemi il termine, tipo ornamentale, ma saranno input dove si va a progettare prioritariamente, ma intanto dove abbiamo le isole di calore. C'è tecnologia che ce lo dice, lì si va. Che cosa otteniamo? Abbiamo progettato bene, abbiamo progettato male. I satelliti ci fanno capire se l'intervento che abbiamo fatto ha avuto un impatto oppure no. Ci stanno togliendo le tecnologie tante, come si dice? Dubbi. Sì, ma anche tante leggende che avevamo. E si sta disvelando un mondo che secondo me è molto potenziale, si può fare tanto. Soprattutto, ripeto, in questa unione di più saperi. Questa è una delle cose principali di Pubblici Giardini. Proprio fare un esempio? Sì. Associazione Pubblici Giardini, il CREA che è un ente di ricerca, il CONAF, quindi il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi, proprio 2 anni fa, proprio in pieno Covid, abbiamo collaborato tutti assieme per portare avanti un progetto di divulgazione in tutta Italia, in 5 città che hanno aderito a questo progetto, un progetto del Ministero dell'Agricoltura, era il progetto Verde Città, che portava proprio ai cittadini appena usciti da un periodo che insomma ricordiamo tutti quanti come un periodo brutto come è stato quello del Covid, la conoscenza di quanto il verde contribuisce a migliorare la qualità della loro vita in città. Quindi diverse
competenze, oltre a c'erano quindi gli agronomi, i tecnici e i direttori dei giardini, i ricercatori, c'erano dei docenti universitari, c'è anche, quindi insomma competenze le più svariate, tutti finalizzati a un unico scopo, quello di divulgare e far capire ai cittadini quanto sia importante avere un verde in città ben progettato, ben realizzato e soprattutto ben curato, perché oggi purtroppo molte volte i politici fanno l'inaugurazione di un'area verde senza neanche aver previsto un impianto di irrigazione per bagnare le piante appena messe a dimora. Quindi ci sono degli errori proprio di base. Il verde viene spesso utilizzato così, come vetrina. Il verde oggi deve essere non solo una cosa bella, ma come è stato detto, ma una cosa funzionale. Abbassare la temperatura, migliorare la qualità dell'aria, immettere ossigeno nell'aria, togliere l'anidride carbonica, migliorare lo stato psicofisico delle persone, tutte funzioni che hanno un valore. Quindi oggi molte ricerche cercano di dare un valore economico a queste cose per confrontarle all'investimento che viene fatto. Bene, ora ci fermiamo, però subito dopo, brevemente, voglio fare un'osservazione su queste cose, perché le città, secondo me, prima di tutto la salute, e in questo caso va bene tutto quello che avete detto, ma la città ha bisogno di essere attraente, ha bisogno di essere bella, ha bisogno di essere... Quindi bisognerà combinarlo, il bello con... Ma si può combinare, perché basta, cioè la fascia vegetata, che è l'elemento essenziale della biodiversità, perché la biodiversità non sono solo le specie vegetali ma anche quelle animali, come diceva Nicola prima, e quindi la fascia vegetata, che è il prato, gli arbusti, gli alberi, che sia abbastanza ampia, che sicuramente sarà fatta da una diversità di specie, che avrà foglie, frutti, fiori di colori diversi, cortecce diverse, sarà altamente bella, ornamentale e bella. Bene, fermiamoci qui e riprendiamo subito dopo la pubblicità. Sì, perché io volevo dire precedentemente, bello e cosa, ma che dici, parlo di amici che sono gli Zelari, che sono amici fraterni, ma l'aiola, per esempio, d'arrivo della città, quella della Vergine. Allora, quella lì è un punto d'arrivo dall'autostrada, dalle cose, dalle momenti. Io, girando il mondo, ho visto che a un certo punto le città inventavano qualcosa, diventava quasi monumento, quel qualcosa andava su tutti i depliant e era un momento d'attrazione. Allora, per esempio, quella per me deve essere una vetrina che si arriva, dice, qui bisogna andare. E allora, è un giardino che nel crescere è anche bello come il giardino tradizionale. Però, per esempio, io avrei fatto più kitsch, dicono, quando si vede le cose americane, dicono kitsch, perché le fanno un po' tutte così, no? Non europee, sono kitsch. Però l'acqua, per esempio, le fontane, la riva, le zampille, ecco, allora che fai così? Dimmi. No, io faccio così, nel senso che quando pensiamo a rigenerare, alla rigenerazione urbana, a rigenerare una città, dobbiamo pensare agli assi fondamentali, alle piazze, ai grandi parchi, ai grandi giardini. Poi è chiaro che ci vuole il bello sull'aiola, cioè una rotonda non può essere uno spazio di biodiversità. Ora, quella della Vergine è grande e se uno va a vedere dentro ci sono tante cose e è anche quello un elemento di biodiversità, ma quella è una cosa sui generis. La rotonda di per sé non è un... essere, quindi assolutamente deve essere bello, ma questo secondo me si scontra con un altro problema, che è legato più al codice della strada che non alle volontà. Perché girando il mondo hai ragione, se vai in Francia, in Borgogna, tutte le città hanno un elemento distintivo con qualcosa che richiama al vino, tanto per rimanere in tema, e è qualcosa che ostruisce la circolazione. Siccome la rotonda è comunque un'intersezione stradale, per il nostro codice della strada non tutti i tecnici la intendono che possa essere dire oggetto di messa a dimora o di posizionamento di cose impegnative.
una cosa che si conosce tutti, siccome l'ho vissuta direttamente, il posizionamento di un Pinocchio di grandi dimensioni nel mezzo a una rotonda è problematico per il codice della strada. Capisco, certo, è vero. Però sarebbe, cioè dire, devi identificare quando arrivi a Collodi, nella rotonda ci metti Pinocchio. Per esempio, tutta la via Protesse, a partire dal... insomma, ha diverse rotonde ampie e secondo me, oltre a quello che hanno rispettato, secondo me, fino ad oggi, come quella della Vergine, una biodiversità naturale che gli è venuta progettando, d'ora in poi, secondo me, le città, se tutto va bene nel mondo, se le guerre finiscano, perché se no si ragiona tutti a vuoto, ma ammettiamo che si possa pensare alla pace. Le città si vendono, sono in concorrenza, hanno bisogno di attrazioni. Non è che una arriva, sì, certo c'è lo storico raffinato che viene a vedere la cosa specifica, ma insomma è un turismo che si allarga sempre di più e quindi c'è bisogno di attrarlo con delle cose importanti. Allora, importante, a parte il parco che è un pochino per ora di là dalla strada, però avete intenzioni, ecco, e lì come intendete procedere, se avete già qualche idea progettata o qualche... Sì, abbiamo un progetto che si chiama Parco 2030, per dare una prospettiva realistica, che, in cui cerchiamo di far convivere la ricerca con degli spazi sostenibili anche, nel senso che prima si diceva. E però tutto questo ancora si iscrive nella collaborazione con il Comune di Pistoia e con l'Università di Firenze nella visione generale del parco, appunto, ex campo di volo, diciamo, è un'area che tutti conosciamo come campo di volo. Avrà, diciamo, delle aree tutte dedicate alla godibilità per quanto riguarda i cittadini, oltre all'isola ovviamente a uno spazio ecologicamente qualificato, ma al tempo stesso avrà delle specializzazioni, delle differenziazioni, come giusto che sia, perché l'area è molto vasta se si considera che sono circa una settantina di ettari. E naturalmente, ecco, vorrei che chi ci ascolta comprendesse questo fatto, le cose di cui si sta parlando, magari a volte, qualche volta involontariamente con qualche tecnicismo, no? Usiamo termini come biodiversità, che pure ora è entrato nella Costituzione, no? Certo. L'articolo 9 dice che la Repubblica tutela la biodiversità, non è un cambiamento da poco, no? Però tendono ad essere un po' tecnicistiche, sono realtà degli sforzi per invertire quel processo che, non dimentichiamo, il riscaldamento terrestre, l'inquinamento, la distruzione delle foreste e degli ambiti naturali, degli ecosistemi naturali, è tutto dovuto all'uomo, alla nostra azione. Quindi intanto pensiamo che siamo responsabili di ciò che abbiamo e, come dice la Costituzione con la riforma dell'articolo 9, siamo responsabili anche nei confronti delle future generazioni. Quindi queste non sono azioni astratte, sono azioni per cercare di intanto cessare di inquinare, di distruggere e via dicendo, ma anche azioni che sono in qualche modo ricostruttive, restaurative e che danno delle possibilità per la rigenerazione, la rinascita di ecosistemi, quindi di ambienti in equilibrio, che magari saranno un po' diversi da quelli che erano prima, ma che proprio per questo, grazie alla forza, all'intuizione, alla fantasia della natura, saranno spazi importanti che ci consentiranno di vivere meglio a noi e alle future generazioni. Che tempi pensi che abbia la progettazione della, insomma, della CEA, della Cassa di della Dunque, Fondazione? I tempi tecnici sono che col 2026 dovrebbe essere realizzata la cassa d'espansione e quindi il parco. Naturalmente il parco non è che si realizza appunto come un giardinetto, la logica è diversa, il parco evolverà nel corso del tempo. Diciamo che la visione che abbiamo dato con lo slogan Pistoia 20, Parco 2030 direi che è un obiettivo ragionevole, se vogliamo essere realistici, poi ci possiamo raccontare tutto, ma credo che sia realistico. Naturalmente aspetto il conforto del,
del collega responsabile del Verde. Ecco. No, il comune, se no ci fa una figura, ora si è detto. Ora si è detto, se no il comune, ora deve mettersi in moto, perché noi. No, no, ma sta già lavorando. Sta già lavorando. Io vado qua a lavorare intanto per vedere a che punto siamo, perché sono curioso di sentire il cappello del prete, non perché sono anche un clericale, ma insomma perché insomma sono aiuto soprattutto a quest'ora. Quindi, allora andiamo qua a vedere come sono andate le scelte di questa sera sulla farina. Allora, com'è andata? Sempre buona? Sempre più dura. Sempre più dura perché avete da scegliere. Quanto gli avete dato? Alla prima gli abbiamo dato 8,6, quella che abbiamo scelto. Quella che avete scelto. E gli altri sono? Sono, vabbè, al di là, sono sull'8,3, 8, quindi... E io, buono, difficile allora. È durissimo. Allora, andiamo a vedere, questa è la busta, bene, e qui ecco la busta sigillata, a vedere come va. E a chi appartiene questa farina? È il campione, è il numero? Campione, il D come domodossola. Come domodossola, andiamo a vedere. Allora, tengo il D come domodossola, levo il C, eccolo qui, levo il B, eccolo qui, che sono tutte farine buone, perché hanno dispiace moltissimo. Perché... erano già state scelte, questo se ne sceglie una per sera, perché sono quelle che poi si gioca alla finale. Quindi, e questo è là. Eccola qua il D, andiamo a vedere da dove viene questa farina e chi è il produttore. Guarda, la montagna pistoiese quest'anno è stata notevole. È Andreotti Gianluca di Piteglio e il Molino di Vasco. Facciamogli un applauso perché questo è un bel finalista. Insomma, davvero sono diverse le farine della montagna. Bene, molto bene, ci fa piacere anche. Bene, siamo un po' campanilisti, ma insomma d'altra parte siamo in collegamento anche con Luca e quindi c'è collaborazione, vero? Assoluta, sì. Ecco, mi pare. Bene, andiamo da quest'altra. Si prepari lei perché dopo sarà salita in questi campi. Va bene. Andiamo a sentire come è andato l'olio. Mentre Gino ci ha erudito del vino, noi ora siamo all'olio. C'è tutto, vino, olio, farina. Allora, com'è andata? Diciamo che uno ha retto il tempo, gli altri tre si cominciano un po' a sentire... Uno ha retto bene. Uno ha retto abbastanza bene, gli altri tre allora, un po' vedete, meno bene. Vi ricordiamo... il senso di questo nostro concorso, che è unico, parte da ottobre-novembre e va fino a giugno. In questo periodo l'olio, quello buono, già scelto anche dal panel, viene conservato come si conserva in famiglia, senza grandi artifici, correttamente, ma insomma senza artifici. E fra questi c'è qualcuno che non regge e qualcuno che regge bene. Questo significa, se detto qualche volta... è la qualità stessa dell'olio. C'è il discorso dei polifenoli, ci sono tante cose. Più che altro, più un olio è ricco di polifenoli, meno tende a ossidarsi, diciamo. Ah, più ricco di polifenoli, sì, sì. E quindi tiene di più. Sì, tiene di più. Poi bisogna vedere come è conservato. Dovrebbe essere chiuso al buio. Se, al cose. Buio sono, chiusi in bottiglia scura sono. E poi se la giocano gli olii, per sì, quanto sì. sono. Sì, sì. Bene, questa è la busta, qual è il vincitore? Ah, e questo è il sigillo. Andiamo a vedere da dove viene quest'olio. Tolgo il D. Questi non sono andati sotto... No. Ce n'è uno che, per esempio, che ha perso, diciamo, tutte le parti aromatiche, vegetative che probabilmente aveva all'inizio, gli è rimasto soltanto amaro. C'è soltanto un amaro che non è un amaro buono, diciamo, capito? È rimasto soltanto l'amaro. E gli altri che difetti aveva? È ossidazione, cioè cominciano a ossidarsi, vanno verso il rancido, ecco. C, eccolo qui, il B, eccolo qui, e questo è là.
andiamo a vedere se è uno dei tradizionali produttori, come succede, ragazzi, chissà, da, è come il Sassicaia e il Brunello, reggano sempre gli stessi. Allora, andiamo a vedere. E non so, ma dipende. Ora la battaglia è lunga perché si dilata il tempo. Certo. Il tempo, d'altra parte, sai, bisogna che si conservino, perché se no... Allora, vediamo. La zona è quella. Non so, la zona e il frantoio le conosco, ma azienda agricola Mori Concetta, sì, Mori, con il monocultivar Mariolo. È scritto male, Mariolo, Muraiolo, di San Casciano Val di Pesa. E questo va in finale, è un bel applauso, perché... Però questa non era, non l'ho in mente, quindi certo. È nuova, probabilmente Mori, è nuova. Mori non è fra quelle del passato. Sì, Mori c'era stato? Sì, Mori Concetta? Mori Concetta mi ricordo, Mori sì. Sì, va bene, d'accordo. Bene, questo è il... Te lavora per la finale, Sì. Stiamo lavorando alla grande. Alla grande per la finale. Dove facciamo la finale? Perfetto. Come rappresentante di Monte Carlo voglio vedere se tu conti a che cosa. Qualcosina, spero di sì. Poco, ma spero. Bene, allora, insomma, stasera si è parlato di pionti, fiari, di fiori, piante e il futuro di questi. Sembravano immortali quelli che ci... piacevano a noi e che ci piacciono. Le rose saranno sempre le rose, o no? Certo. Certamente. Ma come faranno a essere, saranno più resistenti? Ma le rose tanto si adattano molto, e per ora non è che voglio dire spariranno dalle nostre latitudini. Perché la rosa è la rosa, quindi no. Poi se no ci lasciate con la mano in bocca, perché... Non è che avremo solo banane e palme, ecco. Bene, abbiamo sentito questo, che è un futuro che ci riguarda, perché riguarda anche, abbiamo parlato più che altro di giardini pubblici, questi sono operatori generali, ma riguarda tutti noi, col giardino, il giardinetto, le cose che sono da preparare, bisogna entrare in questa mentalità che forse ci aiuta a applicarla a tante altre cose, perché abbiamo problemi dell'inquinamento che ognuno di noi causa con l'uso smodato della plastica, con l'uso eccessivo di tante altre cose, se ne vorrebbe fare a meno, il consumo dell'acqua non sempre razionale, insomma abbiamo tante cose da fare dal punto di vista personale. Bene, credo che queste trasmissioni ci servano proprio a fare qualche progresso, ringrazio moltissimo, a cominciare da Giovanni Palchetti, tutti gli altri presenti, grazie a Renato Ferretti che ci ha preparato, diciamo, questa trasmissione di amici e di competenti, e quindi alla prossima ci sentiamo. Grazie, arrivederci. Gli è barricato un botte che antigiana condisce spirito, amicizia e la chianina. Strade tra i campi con il grano arrotolato, giungla d'aria fresca, varie cicatrici. Tra una vigna e l'altra, quanto va vendemmiato, e ci si ferma a far merenda, che ne dici? E si è mangiato il cacio buono giù a Pienza. Le salsicce sono come l'oro nell'aretino. Ci sono gli scogli a Calafuria e io del mare un faccio senza TVL o stappa un morellino. Allora vieni a Firenze a casa mia o in Versilia dalle Apuane sino al mare. Le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare. Da Siena su cavalli imbizzarriti a Scarperia dove il coltello è tanto amato, a Popiglio accanto al Maggio siamo finiti i cantucci col vin santo fatti a Prato.
la Toscana io non posso fare senza zazza, e l'ho capito soltanto stando lontano. Posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto. E poi mi hanno detto, in dove vai? A Pistoia, la bella città, coi suoi vivai!